Buonasera, buonasera. Ciao. Bentornati in diretta dal Palatac per questa undicesima giornata di andata, turno infrasettimanale, che ha visto i nostri ragazzi fare una bella prestazione, però ahimè tornare dalla Sardegna a mani vuote. Dispiace. Oh Luca, se ti posso dire una cosa? Dimmi, dimmi. Una settimana fa eravamo qua, se ti dico che è passata una settimana non ci credo, mi sembra due giorni, un giorno, una roba impressionante. E noi abbiamo fatto anche la partita domenica. Voi avete fatto la... Ma anche, esatto. Ah, la domenica avete fatto, sì. Quindi io mi immagino per te come ci sia più compresso il tempo. Impressionante. Esatto, esatto. Poi stavo pensando, ho detto... Ma approfittiamo di questi minuti che mancano. Yes. I tabelloni ci danno ancora 6 minuti di riscaldamento per i ragazzi, sì, in campo. Magari salutiamo innanzitutto, presentiamoci. Luca e Casso vi racconteranno, sì, questa ennesima partita alla mano. Poi alla telecamera il buon Davide Cenci, alla console tecnica Davide Bianchi, system manager. Allo scoring abbiamo il nostro Silvano Dallava e oggi, guarda, voglio citare anche il fotografo, perché oggi abbiamo Alessio Lucchetti che ci farà le foto. Alessio Lucchetti ci regalerà anche le emozioni dopo riguardare le foto. Salutiamo in via diretta anche il Peo allora a questo punto. E poi, grande. Esatto, sì, e poi salutiamo anche il buon Cristiano che ci raggiungerà più tardi. Trovato, praticamente, sì, all'entrata del palazzetto. Giù a fare l'entry point, a fare l'entry man, e gli ho chiesto poi, perché non era nell'oculo, e lui mi ha detto che ha dimenticato le chiavi. Va bene, sì. Succede queste, anche queste sono cose che non dobbiamo no dire. È vero, non diciamo, te lo volevo dire, ma in diretta è diversa, è una cosa di questo tipo. Bene, allora anche andiamo... per variare un po' sul tema, esatto, adesso abbiamo spoilerato, sì, le, esatto, dimenticanze, buon Cristiano, esatto, andiamo a fare la parte formale, quindi a leggere quelle che sarà il programma di questa undicesima giornata, yes, della Serie A Gold. Andiamo velocemente a recuperare, si è già svolto una partita perché alle 15.45, alle 14.45 si è giocata Bozen-Sassari con la vittoria degli altoatesini per 35-31. È in corso di svolgimento, anzi credo sia finita anche se non c'è ancora il risultato, però iniziamo alle 16.30, Abatro Secchi Rubiera, poi al limite poi andremo magari a cercare il risultato con il live ticker. È iniziata da un, penso sia già anche questo secondo tempo, 17.30 Campus Italia con Bressano, alle 18 è iniziata Carpi Romagna, 18.30 appunto Castelmagnago, Alperia Merano e Bressano Banca Popolare Fondi, e poi chiuderà la giornata alle 20.30 il big match tra Brixen e Fasano. E Fasano, per una classifica che vede Brixen appunto 17 punti, adesso non so se l'hanno già aggiornata con Bolzano 13, quindi Brixen 17, Merano 16, Sassari 15, Conversano e Fasano 13 insieme a Bolzano, Pressano 12, Cassano e Fondi 9, Albatro 7, Secchia Rubiera 6, Campus Italia 4, Romagna 2 e Carpi 0 punti. Eccoci qua. Questa è la classifica aggiornata. Intanto è arrivato il Bragion. Oh, salutiamo il buon Cristiano. Ciao Cristiano, ti abbiamo spoilerato raggiunto in diretta, dopo ti spiego, vabbè. Quindi lui darà una mano per la parte tecnica, assistendo il buon Davide, quindi dovrà imparare il mestiere perché non è... Sì, lo chiamiamo deputy, sei ufficialmente deputy del system manager, che vuol dire vice. E quindi mi raccomando, caro Davidino, tu essere molto... Sei il tutor. In questo momento Davide è tutor di, ovviamente, Cristiano Bragion. E poi ovviamente li citiamo già, poi li ringrazieremo anche nel corso del match. La coppia arbitrale di questo incontro, che sono i signori Riello e Panetta, coadiuvati dal commissario, che è il signor Fabian Walter. Ricordiamo che ho salutato, perché l'ho trovato anche dal gommista Somma. Tu non devi dire queste ci conosciamo cose da anni, no, giustamente, comunque abito ufficiale, seriosissimo, e ovviamente una stretta di mano molto formale. Allora a questo lo punto salutiamo anche i cronometristi, sì, Pamio, sì, e Mariella Bassanese. E Mariella Bassanese. Abbiamo salutato tutti, penso... Sì, vedevo un ragazzo che c'era là nell'angolo che c'ha lo scopettone, io non lo so, ho visto che è già adesso un già, improvement applicato. Già alla, con la canotta. È già tutto a posto, è già con la sua... Caro intanto. Bragion. Allora, ci sono delle cose che non vanno dette in diretta, del tipo Cristiano mi ha rubato una caramella. No, vabbè, ma io dopo c'ho il contenitore. Evento fine gara? Va messo, se no non mi fa i totali. Ecco, alla fine lo metto. Quindi stiamo, nel frattempo abbiamo delle nozioni tecniche che vengono fornite.
Dove vai, Davidino? Cosa? Anche te, anche Davidino ruba. No, beh, allora devo, allora, cioè, allora io mi devo mettere, siccome vado a fare la spesa il sabato mattina, di prendere il pacchetto per la sera. Va bene, ok. Houston, abbiamo un problema, sono sparite le caramelle. No, esatto, adesso allora, sono... le caramelle sono per chi consuma, per chi usa la voce parlando, esatto. Voi non dovete parlare. Invece loro stanno lì tranquilloni. Ma ti hanno portato un po' d'acqua? Siamo messi anche un po' male, allora. Ah, facciamo un'informazione di servizio. Ecco, io me lo sono portata da casa. Davidino? C'è. La fresca però la prossima volta, grazie. Quindi mancano, dicono 1:32, Luca. Sì, intanto vediamo che la partita arbitro è terminata, quindi andiamo magari, mentre aspettiamo ancora un minuto e mezzo, a cercare i risultati sul live ticker. Pratner, visto che ti sei già preso delle note, ti sei portato avantissimo. Eh sì, perché ho avuto difficoltà con un giocatore del Pressano, che poi del Merano, che poi presenteremo, perché ti racconto il siparietto. È entrato Dorio e gli ho detto, scherzando, è quello più alto di te, ho detto, Dorio 2 metri 1, ho detto, Mattia, smetti di crescere perché sono stufo di guardarti sempre più in alto. C'era a fianco l'allenatore del Merano che mi ha preso in giro e fa, e non hai ancora visto il danese che gioca con noi, eccolo, detto, eccolo lì perché Laursen 2 metri e 13, ma io avevo visto uno alto che si allenava a fare i tiri, ho detto, però l'ho visto dall'alto, non mi aveva impressionato. Se fossi stato a livello del terreno, devo dire che sarebbe stato un po' diverso. Tanto andiamo a recuperare. Cosa mi recuperi? Volevo fare vedere se ci sono i risultati delle partite. Beh, intanto io completo il tuo dato, che il Laursen, il giocatore della squadra ospite, è 2,13 m per 120 kg. Quindi non è solo il 2,13 m. Guardiamolo un attimino, l'arbitro è anche lui bello alto, lo vedo. Adesso che stanno entrando i giocatori del Merano, eccoci lì. Bene, bene, bene. Intanto, maglietta rossa completa. Intanto risultati live, quindi Campus Italia, eccolo là, 14-27, eccolo là, come mentre che Carpi Romagna 9 pari, e poi credo che siano già terminate, abbiamo detto prima, vittoria del Bolzano su Sassari, e terminata anche la partita di Siracusa con la vittoria dell'Albatro su Rubiera per 22-18. Quindi Laursen è il numero 22, bene. Le squadre stanno per entrare in campo, quindi magari andiamo a leggervi anche le formazioni. Luca, beccati qua, eccolo lì. Cominciamo ovviamente dal Merano, troppo avanti. Con numero 3 Fadanelli, con numero 7 Romei, con numero 9 Visentin, con numero 11 Andrea Stricker, il capitano, con numero 12 Fasanelli, con numero 14 Parisato, con numero 16 Colleluori, con numero 21 Martini, con numero 22 appunto Laursen, con numero 23 Petricevic, con numero 24 Nunez, con numero 30 Glisic, con numero 44 Cuello, con 75 Gersgrasser, e con numero 6 Partner, ovviamente guidati in panchina da papà di Max, vale a dire Jürgen Partner. Passiamo perfetto ora invece al Cassano. Yes, eccoci. Formazione qua pressoché confermata, invariata dalle ultime prestazioni, quindi con numero 12 Monciardini, con numero 14 Lazzari, con numero 19 Saitta, con numero 27 Labruna, con numero 29 Branca, con numero 30 Bassanese, con numero 43 Salvati, con numero 44 Cabir. Con numero 67 Borghi, con 77 Mattia Dorio il capitano, yes. 81 Visentin, 85 Mazza, 91 Savini, 93 Riva, 99 Albanini e 24 Davide Drandic. Eccoci. Abbiamo già qua ricordati prima, ma li salutiamo. Gli arbitri ancora. Gli arbitri Riello e Panetta, coadiuvati dal commissario Fabian Walter e ovviamente del Cassano, Matteo Bellotti, inquadrato in questo momento, che ha salutato la coppia arbitrale. Abbiamo anche il buon Davide Colez in panchina a fargli da assistente, e ovviamente poi la panchina completata dai dirigenti Massimo Petazzi e il presidente Corrado Colombo. Corrado Colombo, li hai detti proprio tutti. Vediamo simpatico urlo di battaglia per il Merano. Della serie, si danno la carica a vicenda. Effettivamente, ma l'ha fatto anche il Cassano al riscaldamento, dove hanno fatto un urlo estemporaneo spingendo Dorio che era in mezzo. È presente quando, come si faceva nei paraamericani, si spingeva uno con l'altro
effettivamente vedere Dorio spinto che emergeva dagli altri era un po' diverso. Ma vedo un Branca, vedo un Saitta. Vediamo, ci sembra di capire che il più possesso palla sia del Cassano, potrebbe essere centrocampo, mentre i giocatori del Merano, i Black Davis oggi in maglia rossa completo rosso in panchina. Allora ci ho azzeccato, perché nella foto di presentazione ho proprio scelto una foto con la maglia rossa, ho azzeccato quella della maglietta. Bravo, medaglia. Luca, un po' di fortuna che aiuta, diciamo, gli audaci, come si dice. I due più alti, Dorio e il giocatore praticamente Laursen, si sono dati la mano per dire adesso vediamo, apriamo le danze. Stanno per aprirsi le danze, quindi primo possesso poi il Cassano. Andiamo a vedere lo starting seven che vede Monciardini in porta, Dorio in posizione di pivot, i tre terzini saranno Salvati, Savini e Mazza. All'ala sinistra vediamo Filippo Branca e sull'ala destra non è inquadrato, ma ci sembra di immaginare Gabriele Saitta. Sì, lo avevamo visto. Poi andremo anche a vedere lo starting seven. Grazie Davide per l'inquadratura. Del Merano quando vanno possesso palla in attacco. Anche questa parte 0-0, lo diciamo ai telespettatori. E quindi Merano parte in 6-0 e quindi inizia il giro palla. Salvati, Savini, prova l'uno contro uno. Entra! E rigore. Rigore! Purtroppo prende il portiere in faccia, sì. Ma per la subito due minuti perché ovviamente Savini con il cambio di direzione a destra, come al solito fa lui, cambia a destra ma poi immediatamente penetra nello spazio tra i due difensori, diventa imprendibile e quindi poi purtroppo prende il portiere in faccia, ma in assenza di equilibrio. Sarà Mazza contro Colleluori, un po' di trucciolo, danni gravi, ancora trucciolo e poi segna, tocca ma entra la palla ugualmente. 1-0 per il Cassano. Quindi Merano che schiera Oliver Martini, posizione di pivot. Sull'ala abbiamo Luca Visentin, Petricevic che dovrebbe essere centrale, ma avendo preso due minuti Lausen ovviamente si sposta un attimo. Col numero... Come giocano? Già senza, già in power play? Già in a scrap player, esatto. Quindi è entrato con numero 3 Fadanelli. In cabina di regia, intanto c'è un tiro di Petricevic che va sul fondo. Sulla destra abbiamo Santiago Nunez all'ala e dovrebbe essere Cuello in posizione di terzino destro, Mancini. Numero 23. Gira palla. Ammazzano, sì, Ammazza e Dorio, l'arbitro di fondo dice non prendete più la maglietta al pivot. Chiamo verbale per la coppia difensore centrale, anche per il Cassano, avvio in 6-0. Fadanelli, Cuello. Vedete che l'ala se ne va, ora l'inferiorità è vera, passivo. Fadanelli cerca l'uno contro uno, Cuello da fuori e molto prova bene. Il gol. Buona la combinazione. Sì. Centrale è riuscito ad attrarre su di sé tanti giocatori e ovviamente ha liberato sulla diagonale incrociata che si è trovato praticamente senza difesa. Monciardini argentino numero 44, Juan Pablo Cuello, prima rete per il Merano. Cassano che scarica su Filippo Branca che segna. Ancora extra player, fuori Colleluori, dentro Fadanelli, Nicola. 2-1 per il Cassano, 6 giocatori in movimento per il Merano, 6 per il Cassano, ma il Merano non ha portiere, quindi ovviamente non dovrà sbagliare. Questa è un'azione iniziale. Ecco, a un certo punto si prevede che tipicamente l'ala poi vada doppio pivot per il Merano, che risale, tutti lì. Tutti in centro, pivot, carico, ma c'è tanta Martini, gente. Viene fermato, poi la palla si perde in palo laterale, ma c'è anche fallo, quindi si riprenderà con 9 metri. Il portiere adesso c'è effettivamente, sì, sono 5 contro 6. È scaduto la sanzione, allora 6 contro 6. Ha recuperato la sua posizione, attenzione perché risale l'ala, Visentin, si presenta uno contro uno, ancora Cuello, Fadanelli, Petricevic, finta, ancora Cuello in sottomano, ma non prende la porta. Perde sul fondo la palla. Può ripartire Cassano. Se non sbaglio Merano e Brixen si sono appena incontrati e hanno pareggiato a Brixen, giusto? Esatto. Quindi una bellissima dalla prima. Sì, peccato, l'ho vista. Una combinazione, ma l'ultimo passaggio era un pelino alto. Era alto, rimbalzato forte. Merano riparte in contropiede.
Laursen non se la sentiva tirare, ha fatto continuare il giro di palla, poi Petricevic. Cosa cambia? Va il cambio, cambia al centro, tra un po' sarà anche passivo, ti devo dire. Quindi diciamo rimane in posizione di centrale Fadanelli. Laursen al terzino sinistro. Laursen al terzino sinistro e Cuello a destra. Questa la, praticamente lo start insieme, poi ha buttato subito Petricevic nella mischia per i due minuti di Laursen sulla prima azione. Però questa era in origine l'idea di Jürgen Plattner per iniziare il match. Laursen da fuori viene, credo, stoppato da Dorio. Sì. E poi la palla arriva sull'ala dove Nunez non si fa pregare molto, ha avuto carpe diem, ha avuto la palla lì e l'ha sfruttata. Ma mi è sembrato che Laursen non abbia tirato alto e che Dorio l'abbia presa a un'altezza media, sì, per cui non abbia sfruttato la sua altezza. Va bene. Ricordiamo, l'abbiamo detto in apertura di telecronaca, 2,10 m per il danese in forza da questa stagione al Lembo Merano. Due pari punteggio. Salvati, girano palla con Savini, va sull'1 contro 1. Come è andato via bene, ecco che bravo, che bravo! Gran gol di Ivan, e poi c'è sì un cambio attacco di peso per il Cassano, perché dentro Kabir per Salvati. Attenzione Petricevic, fondo! Anche Petricevic fondo. Gioca in difesa, poi porta la seconda fase, ma in questo caso commette fallo di sfondamento. Su Jack Savini che si è portato a destra e si è fatto impattare dall'attaccante della... Quindi diciamo in questa prima fase del match cambio attacco e difesa per entrambe le formazioni con gli specialisti difensivi Kabir per il Cassano e Petricevic per il Merano. Mi è piaciuto il gol di Salvati, molto bello. Sì. Sul primo palo, appena sopra la spalla del portiere, di puro istinto dopo che è entrato bene. Cambio di direzione, pivot, lo prende ancora lui, la scarica, che bravo Saitta sulla presa della palla di Savini, gli ha dettato il passaggio, molto come bravo. Nunez precedentemente, bravo a cogliere l'occasione, tiro, passaggio al pivot deviato, quindi azione un po' sporca, difesa, però, però Saitta gli ha dettato il passaggio alla grande. Si è fatto trovare pronto. E Savini l'ha letto benissimo, che bello. Ovviamente l'ala della Merano se n'era andata. 4-2, 6 minuti. Cuello. Laursen, tentato la sorpresa, ancora Cuello, in penetrazione, trova un tiro schiacciato dove non può intervenire Monciardini quindi pur sul primo palo. Cuello, assoluto protagonista, sì, in questo avvio di match. Quindi abbiamo tutta la corsia di destra con i due mancini, Cuello e Nunez. È un bel argentino uno, italo argentino l'altro. È un bel problema per la difesa del Cassano da quella parte. Dovranno essere attenzionati particolarmente. Quindi possiamo fare un confronto della partita col Brixen di sabato scorso. Non sbaglio, finito 12 pari il primo tempo e poi 27-25. No, eravamo avanti di uno. 12, no, 13, era pari, il primo tempo era pari. E poi ha vinto di 2 la Bressanone. Adesso vediamo se riusciamo a fare un parallelo. 4-3 per il Cassano in questo momento, possesso palla, settimo del primo tempo. Doppio pivot per Salvati. Guarda, e va Dorio a prenderla, ma viene bellissima parata del portiere. Sì, lamentava un fallo Dorio, ma gli arbitri fanno segno che si può giocare. Siamo già al quarto posto. Ancora Monciardini. Risponde Monciardini su Petricevic. Portiere del Merano è... con le Luori. Ecco, sì, l'avevi detto, bravo. Numero 16. Ok, quindi gli diamo una bella parata, molto bravo. Classe 2000, relativamente giovane. Ha già fatto anche esperienza all'estero ed è assolutamente nel giro della nazionale. Un talento cristallino. Dorio, ecco che l'ha visto, l'avevo visto il Dorio... sulla diagonale di Massa Dorio era liberissimo, solo che attenzione, ammonizione a Mazza, cartellino giallo a, no, no, si, a Savini, si accusa del fallo Savini, quindi il cartellino giallo è per Gianni era un Savini. Po' fuori posizione essendo secondo di qua, va bene, no, questo... diciamo che in queste prime azioni vedo che per Dorio c'è spazio in mezzo a quella difesa, sì, perché è la seconda volta che così grande si vede e poi ha un momento per liberarsi molto, molto giusto, anticipato bene. È chiaro che se l'attaccante non lo vede in quel momento lì, diciamo, perde. Che Laursen non è ancora integrato bene con i momenti, no, difensivi, poi essendo anche molto alto e
toccando i 120 kg. L'hai chiamato? Non è velocissimo, però come dicevamo anche prima di andare in onda, non sarà veloce, ma se gli fai prendere due passi di rincorsa, chiaro, no? E poi fermalo, te uno di 120 kg. Però ti devo dire che non ha un tiro fortissimo indirizzato, infatti adesso ha preso il portiere e non era l'incrocio dei pali, da quelle quote lì si può anche tirare dall'alto verso il basso l'incrocio, a quel punto nessuno ti può prendere, però direi che qualche chance per la difesa c'è ancora. Diciamo che 5 a 4 mancano anche riferimenti, perché è un tiro che arriva da così in alto, sì, e non a palombella ma in secco diretto, non è facilmente gestibile. Bravo Mazza, ecco cambio, Savini è stato preso al momento opportuno, scarica, ripartiamo, attenzione, si scivola, c'è il rischio, ammonito il numero 21 della Merano. Martini a munizione per il pivot, poi c'è anche da dire che essendo così alto non hai neanche possibilità di farti aiutare più tanto, sai, di solito c'è la collaborazione, il muro copre un palo. Il portiere va sull'altro, qui e poi soprattutto tutti se, questi meccanismi se il pivot è scattante, come tu sai, il pivot se tiene il baricentro basso non lo tiene più, a maggior ragione da due metri. Quindi tutti quei meccanismi che ci sono, collaborazioni tra portiere e difesa, vengono un po' meno. Peccato. Difende palla Salvati, poi ripartire. Sarà passivo Saita, adesso. C'è da riorganizzare. Passivo. Savini viene fermato. Buona difesa del Merano nella fase, nella parte centrale, i primi tre. Devono lavorare molto le ali del Cassano. Il passaggio a disposizione, poi tirano sotto mano Mazza, ma probabilmente era già stato l'ultimo passaggio. Eravamo già sgoccioli agli sgoccioli con il passaggio, ho dovuto tirare Mazza, ma non inquadro lo specchio della porta. Quindi può ripartire Merano per la palla per del la pareggio. Parità, per la palla del pareggio, 5-4 Cassano, palla al Merano che con l'Aursa in centrale ora. Notiamo un tifo molto spinto delle ragazze del Merano. Lausen, Mociardini lo sa che tira lì. Io ho visto che privilegia il tiro a mezza altezza basso, cioè il punto d'arrivo. Comunque . Fino adesso ha tirato sul palo lungo. Si tira sempre sul palo lungo, ma non all'incrocio dei pali. Ha preso le misure Mociardini. Poi sappiamo per certo, perché conoscendo Luca va sicuramente visionato i video in settimana. Chiaro. Gli ha fatto un po' un check. Lo scoring. Esatto. E non è arrivato al pareggio. Stanno per allungare nuovamente più due. Ok, vediamo, vedete Mazza com'è tenuto con il difensore. Mazza scarica, Savini cambio. Uno ancora palla per Doro, ma la capisce. Bravo Saita. Martini, poi Saita va a impedire la partenza col piede, ma attenzione alla seconda fase. Petricevic uno contro uno. Guarda Dorio, bravo Dorio. Intanto che era Petricevic, detto ne prendo che un altro, già che sono lì. E ha interrotto l'attacco del Merano. E poi classico cambio, Petrice fuori per Fadanelli, che invece organizza la quarta fase, chiama schema al pivot, viene in centro Lausen, Fadanelli uno contro uno, attenzione, la partita bene, la manovra. Concretizza Lausen. Ed eccolo qua, 5 pari. C'è da dire che andava verso destra e quindi sembrava che Scapperò lui. È nato tutto dal bel movimento di Fadanelli su Salvati, che ha creato quel mezzo metro di vantaggio, e Lausen lo ha sfruttato al meglio, perché si è alzato subito con un passo, ha tolto il tempo alla difesa. Chiaro. Bella azione, ben finalizzata da Lausen. Ammazza Salvati ancora Mazza, non l'ha data Pivot, questi sono due minuti, non ho capito se è stato convalidato il gol, non lo so, adesso vedremo fondo, ma credo che il fischio fosse due minuti precedente. C'è, bisogna vedere il gol, cioè sicuro due minuti, ma no, vediamo Mazza che chiede palla, quindi sarà sicuramente un 7 metri, sì. E due minuti per il numero 7 che era entrato anche lui come specialista difensivo, Tommaso Romei. Quindi probabilmente c'è un doppio cambio attacco e difesa, adesso verificheremo. Ma adesso Mazza sta parlando con l'arbitro per chiedere la convalida del gol, ovviamente, perché ci sarebbe la cosa. Addirittura 9 metri, non c'è neanche rigore. Non c'è rigore. Sì, probabilmente era questo che stavano chiedendo, Mazza fosse convinto, era convinto ci fosse stato assegnato un 7 metri, invece il fischio Beh, devo dire che l'arbitro precedente è partito subito, quando ha il primo contatto di Savini, l'arbitro è partito, quindi ci sta che fosse già subito fallo grave sul caricamento del tiro, non sul e tiro, quindi ci sta fallo grave alla partenza, quindi è espulsione 9 metri. Adesso
deve ricostruire la sua manovra, però può farlo sfruttando l'uomo in più. Vediamo. Kabir ha provato la carta del doppio pivot, il passaggio era proprio per Usman, ma sì, qualche ruggine da, sì, da due partite fuori, e probabilmente anche settimana, comunque si è allenato poco, fino a ieri sera sembrava non dovesse essere della partita. Oggi coach Belotti ha deciso di sfruttarlo inizialmente solo come sì, in difesa, ma in questa occasione l'uomo in più anche in attacco. Però sai cosa mi hai fatto venire in mente? Si è allenato senza palla. Mi hai fatto venire in mente Bassanese sabato scorso, le entrate che ha fatto, il contributo che ha dato, che era la concentrazione che aveva. Attenzione perché Merano sta giocando ancora con Strapea, tentativo di scarico a Martini. Il pivot si è liberato bene, ma Laursen praticamente ha dovuto fare lo scavalcamento, quel punto lì ha perso l'attimo, perso l'attimo e gli era buttato sui piedi. Molto probabilmente voleva schiacciarlo a terra, ma gli ha fatto troppo lungo. Qui sì, sì, si pestano i piedi due giocatori del Cassano. Ancora 45 secondi di superiorità numerica. Kabir, doppio pivot, Dorio. Ah, che bello! Ma paratona! Paratone di Colle Luori, faccio una crociona, poi vale 7 perché è stata fatta su Savini, eh. È una croce. Ma una cosa fantastica Savini per presentarsi solo perché con una finta ma ne ha infatti tre. C'è stato il secondo che è andato più infinito sulla diagonale. Ma questo mi è già successo con Savini. Ho visto addirittura tutta una parte della difesa andare. Intanto Cassano si è perso 6. Onore al portiere parata del Merano, onore, onore. Grande, bella pallamano. Fadanelli rientra, Lausen deve fermarsi e ripartire. Tanto ha recuperato la parità numerica il Merano. Chi è? Chi è? L'ha preso Branca, ma ha pestato la riga. È arrivato, ha capito che c'era la diagonale, doppio pivot del Merano. Attenzione perché c'è passivo, deve no, l'incrocio, no, sul primo palo. Numero 44, non mi piace questo gol. Della difesa perché eravamo sotto passivo. Cavolo. Era evidente che Coelho dovesse tentare il tiro, ma l'incrocio bellissimo, piazzato benissimo, ma col portiere lì sul primo palo. Di solito anche Gala, mano sulla traversa, in quella fase di gioco lì, che peccato. Prendere questo gol. Primo vantaggio del Merano. Metà del primo tempo praticamente. Che sono 5 minuti che non segnavano. Primo vantaggio del Merano. Dopo che Cassano era stato anche sul più 2. Sì. Invece ora deve rincorrere, lo fa con Savini. Va, entra. Lì non c'era spazio. Non c'era spazio, tutta a destra, addirittura non ha neanche preso la porta. Doveva incrociare, ma il portiere ha avuto buon gioco. Possibilità di più due Merano. Solito cambio del Merano. Cassano non segna da qualche minuto. Sì. Sì, Verano imposta bene, guardate Salvati come va su Laursen, lo tiene fuori quasi a 5-1, anche Savini è fuori, lo tiene Mazza e ripartiamo. Abbiamo bloccato la partenza veloce del Merano, che adesso avrà poche azioni per partire, per creare la cambio di direzione. Savini lo tiene, libera l'ala, Cassano c'è, passivo. Difficoltà per ora, passivo, cambio di direzione, e la manone, la manona di Dorio, che capisce che il numero 44 sarebbe andato a tirare. Riparte passivo, ancora lo tiene, ancora, bravo Salvati, lo tiene, sarà ammonito, non sono due minuti. Solo ammonizione, ma penso che abbia un passaggio Merano. L'ammonizione riparte. Infatti è grave non tanto per la sanzione giocatore, sì, ma per la ripartenza del passivo. Del gioco. Senza... Quindi con l'ammonizione si azzera il passivo. Sì. Infatti se la prende con calma Merano. Palla del doppio vantaggio. Salito Nunez, Lausen, Fadanelli in sottomano. Però se fortuna non trova lo specchio della porta. Ecco che mi passa. Ah sì, Saitta, diagonale Mazza Saitta, 50% Mazza, 50% Saitta questo gol, perché l'ha visto lenta la difesa del Merano rientrare sulla sua parte sinistra di difesa, destra l'attacco del Cassano, Mazza l'ha vista, diagonale profondo, serve Saitta che da solo dietro la difesa risale 6 metri e segna, 6 pari. Tanto inizia un po' di turnover dentro Glisic, Dragan Glisic per Lausen.
cominciano le rotazioni dalle panchine, siamo al 17esimo. Bene la difesa tra Kabir e Savini che si intendono e chiudono prima che l'attaccante del Merano passi in mezzo. Adesso abbiamo il numero 30 centrale, adesso ricambio, ritorna a sinistra, parte, cerca di servire pivot, sì. Però ci mette e Saita vede e va a prendere, grande Monciardini. Seconda fase, vediamo se si sviluppa, poi costretto. Lo diamo Morciandini, mazza e viene fermato. Ha tentato di ripartire in seconda fase, ma torna molto bene la difesa del Merano, quindi a questo punto si ferma anche perché bravo Monciardini sul tiro del Merano. Posizione. Bravo Monciardini. È adesso di mano, ma è abituato a giocare adesso, quindi si è trovato in posizione di terzino sinistro e non era sicurissimo, ha preferito fermarsi, mantenere possesso palla. Sei pari, quindi Cassano ha la possibilità di riportare la testa avanti. Sì, questa prima presa, mazza vede Savini, adesso va, cambio, sono lì, tutti lì, va via, si scarica, sfondo, sì, si è visto Salvati che si è girato di schiena, voleva scaricare all'ala con un sottomano ma ha impattato sul difensore e ci pensa, time out per l'allenatore, no, c'è un cambio. No, ci sono... Petazzi c'è qualcosa, ha qualcosa da dire Petazzi, ha monito. Infatti credo che il tempo sia stato fermato da Fabian per consentire agli arbitri di sanzionare la panchina. Proteste eccessive del dirigente, quindi cartellino giallo alla panchina del Cassano. Possesso palla adesso ancora, abbiamo visto che penso che negli ultimi 8 minuti abbiamo fatto un gol, 1-2 gol, 5 pari, 6 pari praticamente, 2 gol in 5-6 minuti. Guarda, siamo a 18, 6-6, proiezione di 11 pari, meno. Sì, eravamo 5-4 al decimo minuto, quindi... Parziale di 2-1 per il Merano in 8 minuti. In 8 minuti. Sì, traversa. Ma la prende, la scarica, mazza, va Dorio, è lento, non c'è nessuno, a rimorchio, arriva, ciao, arriva, guardate Dorio, c'aveva un chilometro quadro. Non è riuscito a scaricare, ha visto il fallo su Mazza, ovviamente del numero 11 del Merano. C'era Dorio che si era già posizionato quando aveva preso la palla, il numero 43 aveva già il difensore dietro e su lì c'è un passaggio, ci stava alla grande, non ha avuto il coraggio il giovane del Cassano perché non c'era difesa del Merano, troppo bello quel momento lì con Dorio lì e il difensore dietro. Ammonito il capitano del Merano, il numero 11 Andrea Stricker. Doppio pivot per il Cassano, Saita di là, parliamo, va, cambio, che va in mezzo e viene 9 metri su fallo di Savini che, come vedete, quando fa cambio di direzione sinistra la prima cosa che fa quando mette giù il piede sinistro è spingere in avanti, quindi si trova sempre in mezzo ai due difensori, per fortuna sono riusciti a controllarlo. Oltre a prendere il gioco, anzi no, c'è da asciugare un attimo il terreno di gioco dove è scivolato a terra Savini. Jack, adesso ripartiamo con... no, riparte Jack, è lui che comanda, dice parto centrale. Cambio intanto per il Merano, vediamo, 19-51, 6-6, vincono le difese per adesso. Sì, il punteggio sicuramente più basso, però c'è da dire che il ritmo è stato ugualmente alto, sì, sì. Dobbiamo menzionare anche belle parate sia di Colleruore, sì, sia di Monciardini, e che devo dire difese corrette con pochissimi rigori. A impedire Mazza. 2-3 marcature per parte. Oh sì, infatti è stato spinto a destra. È stato spinto a destra, non aveva più angolo, ha cercato di incrociare, ma ha perso completamente l'equilibrio. Ha ritenuto eccessiva la spinta, a far uscire Savini, sì. Di Glisic su Savini, quindi ha segnato un tiro da 7 metri. Abbiamo detto conto... pochi rigori, subito rigore. Vediamo Mazza. Mazza contro Colleruori, vediamo, non c'è nessun giocatore. Parata, gliela diamo. Con le Luori gliela diamo su rigore media dimensione della crocetta. Tocca con il tallone, sì. L'ha chiamato il tiro in mezzo alle gambe, Mazza l'ha effettuato, riesce a toccarlo, poi con l'aiuto del palo neutralizza, quindi nulla di fatto, Cassano che non segna da un po'. Da mo, o dal decimo o dodicesimo.
Il pivot si è liberato bene. Ancora Moncia. Anche di Moncia questa. Glielo dobbiamo dare questa qua. Sì, perché era già partito. Sì, è riuscito a fermarsi. Però devo dire che il tiro era centrale. Lui era già caduto, ma se fosse stato alto il tiro non poteva fare niente. È riuscito però, con la mano di richiamo, sì, a fermare il pallone, poi con raddrizzandosi col corpo è andato a impedire che la palla lo portasse in porta. Oh, bravo Mazza! C'era bisogno! Visto dove era andato il portiere, era andato tutto di là. Ha giocato un po' d'anticipo con le Luori, ma Mazza... tirato era imparabile, anche se non si fosse partito prima, credo che non potesse lo prende, bravo Savini, è riuscito dalla spazzatura a tenere giù il pallone, grande servizio sotto mano del giocatore Merano per il pivot, ma Savini era lì e ci ha messo la manona. 7-6 per il Cassano, quasi 22, mannaggia. Stricker in questa fase, posizione di centrale, di pivot, quindi riposo anche per Oliver Martini. Troviamo Grisic, Cueglio, Fadanelli a destra, poi probabilmente si invertiranno, eccoli qua. Ora Grisic, Fadanelli, Cueglio, lungo giro di palla, sì, uno contro uno. Bravo, ancora... rigore in traslazione. Però devo dire che erano tutti e due i giocatori del Cassano, non erano di fianco ma davanti, però ci sta. Lui era molto in diagonale, visto come traslava a sinistra, è passato da un difensore all'altro, l'hanno intercettato. Poteva essere 9 metri, ma l'arbitro di fondo vedeva molto meglio di noi. Moncia, vediamo cosa fa Moncia. Nel dubbio l'aveva parato. Sì, potrebbe anche parare anche il rigore, già che lì. Fadanelli sugli 17 metri. Sono qua apposta. Ah, che peccato. Lo fa ballare molto, però lui lì c'era andato. Cosa c'ha Savini? Cosa c'è che non va? Ah, lo scaldamuscoli, va bene. 7 pari, 23 Luca. Io sarei sempre curioso di cronometrare questi 7 metri perché i 3 secondi, sì, partono quando l'arbitro la grande. Facendo tutte queste finte. Sì, adesso potrei tirare fuori il cellulare. Sarei curioso in post produzione qualche volta di cronometrare, sì, perché vedo sempre tantissime finte. Wow! Vadorio, non ce la fa. Siamo in inferiorità. Deve rientrare Dorio Savini, ci ha graziato il Merano, non ha capito che me ne mancavano due. Poi procede con doppio cambio attacco e difesa. Però è logico che se chi ha tirato è per terra, il pivot ha tentato di intercettare, vuol dire che due giocatori Cassano sono là, infatti erano in 5 contro 4. 7 pari. Grisic, Cueglio si accentra, incrocia con Fadanelli, poi ancora Grisic. Basso. Grande Dorio. Rigore, difesa in area. Ah no, non è. Ammonito, no. Dorio, non è rigore. 9 sì, metri, avevo visto difesa in area. Dorio ha dato subito all'arbitro, ha detto sì, ammetto. 7 pari. Ha fatto segno che non era fallo sul terzo, ma probabilmente anche sull'altro. Quindi che bello! Di Fadanelli. Che bello questo sottomano di destro, con si era visto che si era abbassato il baricentro, quindi si sapeva che tirava basso, però ovviamente è andato di fianco al ginocchio difensore, col polso ha tirato, quindi il portiere non vede niente. Ha nascosto bene la palla, Moncia, non sanno dove parte, ciao. Puoi solo sperare che ti batti addosso. Esatto. Entrato Kabir, Dorio qualche minuto, Mazza centrale, ora Savini, cambio di direzione, Kabir da sulla diagonale, sì, da che liberiamo, è sul primo palo, grande Saitta, segue il movimento del portiere che si allontana dal primo palo e glielo infila tra lui e il primo palo. Terza rete per lui, tienilo. Uno contropiede. Ah, palo, già non riesce. Troppo spazio. Attenzione, Savini lancia. Sarà, vediamo, solo 9 metri. Bravo Savini. Sì, un pizzico di fortuna per Cassano perché due tiri fermati, sì, dai legni a, sì, portiere e difesa battuti. Sì, esatto. Anche perché la bendata che in questa fase ha buttato un occhio sul secondo tiro, la difesa del Cassano non c'era più. Traversa, spigola e traversa. Campo è andata bene, 8 pari. Il destino non voleva che andasse in vantaggio il Merano. Vediamo un po' che da Savini. Mazza.
La risolve lui. Attenzione alla ripartenza veloce. La risolve lui. Fa spostare Stricker. C'è spazio. C'è spazio, c'è spazio. Sfondo. Io per me era riuscito ad andare di fianco al difensore, però l'arbitro era a mezzo metro. Niente da dire. Doveva servire Kabir. Sì, Kabir, ti devi difendere la posizione, non te la devi prendere col difensore che ti ruzza. Devi essere lì, non farti mettere le mani addosso, e se ti tocca il difensore devi fare ruotare. Bravo Ivan, perché poteva essere tentato al passaggio, ma sì, il difensore aveva recuperato e quindi ha fatto bene a tenerla, perché poi il difensore è molto alto, cioè se mette le manoni davanti potrebbe passare. Scarica, mazza. Bene, facciamo i 9 metri. Non avevo più soluzioni, mazza. 9-8 per il Cassano, sì, perché possibilità è più 2, Luca. Mazza pensava che Salvati andasse dritto. Doppio pivot per il taglio. Doppio pivot Salvati. Adesso va, cambio. Sì. Savini ovviamente. Savini, ma viene controllato bene. Ovviamente vedete come fa il cambio di direzione Savini, vedete come va basso, c'ha le spalle praticamente all'altezza dei fianchi dei difensori, se non lo prendi bene gli fai sempre due meno. I difensori stanno facendo loro, perché riescono sempre a fare fallo prima che Jack carichi, quindi si riparte. Chiaro. Su 9 metri. E poi sono in due di solito, perché uno trasa e l'altro lo incontra. Ovviamente se gli dai chance di tirare sul braccio e caricare, presentarti per il tiro, poi come ti tocca ovviamente è rigore e anche il rischio di 2 minuti. Quindi esatto. Vai a fare il fallo con il tempo giusto. Devo dire bravo Mazza questi ultimi 2 gol, Cassano ha poco soluzioni. Ora va. Perde la palla. Peccato. Bravo Kabir, bravo Kabir. Kabir era buono, ma sì. Perde la palla Federico, attenzione, riparte Merano. Padanelli, Petricci, superiorità, grazie, l'ha persa anche il Cassano. Va Savini che vede, che scarica su Saitta, 1 chilometro quadro e la mette, tanta roba del Cassano che ci ha creduto dalla rimessa laterale, c'erano 2 giocatori in linea, ha preso il primo che ha fatto, arrivava Saitta rimorchio, gli ha dato a seguire, Saitta aveva 1 chilometro quadro diagonale e ha guardato il portiere, segnato. Devo dire anche pochi errori dei 6 metri del Cassano. Sì, bravi comunque, perché questo è stato veramente al 27esimo, credo, il primo errore netto del Merano, che ha perso una palla in compensazione tra i giocatori, ma bravi i ragazzi a Cassano per puntare subito. Che avevano appena perso la palla in attacco. Attacco Merano, perde palla, 3 giocatori sulla catena di destra, uno lancia, l'altro fa proseguire, Saitta si trova tutto libero, sembra tutto facile, ma è tutto venuto in 1/10 secondo. Bravi, perché tutto questo è accaduto al 27esimo minuto, quando è normale che magari anche l'energia e la lucidità non siano al top, però bravi. Quindi devo dire che in questi ultimi minuti grande contributo di Mazza e grande lavoro della Cassano nel contropiede, e Said anche lui ha contribuito molto a questo 10-8 per il Cassano. Beh, diciamo che il primo tempo è corso via, perché siamo praticamente a 2 minuti dalla fine, ritmo alto, allora, punteggio basso ma ritmo alto, pochi errori, c'è da dire, ci sono state anche belle parate sia di Monciardini e devo dire anche poche espulsioni, Luca, solo 2 espulsioni, partita gradevole, piacevole, ma lo diciamo sempre tutte le volte, tutti gli anni, sempre tra Cassano e Merano le partite non sono mai noiose. Perfetto. Quindi c'è sempre da divertirsi, anche oggi siamo sicuri che chiunque porterà a casa i punti, o se ci sarà una spartizione, comunque ci saremo divertiti a guardarla, ovviamente togliendo l'occhio del tifoso, ma guardando in maniera settica, è una partita piacevolissima. Molto piacevole. Subentra il tifo da una parte e dall'altra per augurarsi adesso la vittoria delle due. Anche perché abbiamo ancora l'occhio di una settimana fa con la Bressanone, quindi ci piace vedere qual Cassano è riuscito in qualche maniera a, vediamo, 28, 2 minuti alla fine, 10-8, non è male, su di 2 dopo che è stata sempre la partita. Vediamo un po'. Sempre equilibrata. 1 contro 1. Gli ha dato 9 metri, io avevo visto un fallo un po' da dietro, però... Bravi a portare Cuello esterno. Sì, molto, molto pericoloso Cuello, perché anche lui è molto agile, ti gioca di tronco e ti passivo. Io ho visto Padanelli, forzato Cassano ha la possibilità di andare più 3
un famoso 11-8 che sarebbe una grandissima cosa visto come è andato il primo tempo. Sta tentando di fare il break negli ultimi minuti dopo aver sofferto un po', perché Merano si era portato avanti, ha avuto la palla del più 2, abbiamo stretti i denti, sofferto, ed ora c'è la palla del possibile più 3 che non sarebbe risolutivo, però insomma, mannaggia come è andato il primo tempo, soprattutto mettendo qualche pensiero in più nella mente dei giocatori altoatesini. Mazza Prende il fallo, poi gioca, Matteo Bellotti. Matteo Bellotti gioca l'opzione di tirare perché aveva già ricevuto il fallo. Con 54 secondi da giocare, time out anche per Bellotti, quindi probabilmente chiameranno uno schema ben preciso. Poi andremo a verificare se ci sarà anche qualche innesto dalla panchina. Perché la regola quale sarebbe, Luca? Tirare più tardi possibile anche dopo un passivo per non dare la possibilità in caso di errore di fare il nono gol al Merano. Diciamo quindi che sono 54 secondi e quindi niente, vedremo come va, vedremo se ha questa possibilità di andare sul più 3 e non far segnare il Merano. Quindi l'ideale sarebbe segnare a 10 secondi dalla fine del tempo, dare pochissimo tempo al Merano per fare un eventuale contropiede e quindi finire 11-8. Può essere così, può essere 10-8, può essere 10-9. Queste sono le soluzioni, vedremo. Lo scopriremo solo vivendo. Abbiamo visto Lausen riscaldarsi durante il temato, quindi pensavamo che venisse ributtato nella mischia per quest'ultima difesa, ma ora lo vediamo accomodato in panchina. Essendo di massa grossa, si sta riscaldando per il secondo tempo. Ma pensavo che magari venisse buttato dentro per alzare ancora ulteriormente in centimetri, però si era accomodato in panchina. Pronto a riprendere il gioco, ritorna invece in campo doppio Doris, pivot, doppio abbiamo pivot per il Cassano. Doppio pivot con due pivot ufficiali. Abbiamo Dorio e Kabir, mai visto. Grande allenatore del Cassano che fa con i due. No, attenzione perché siamo in uno in più perché non c'è portiere. Non c'è portiere. Quindi sette giocatori di movimento per il Cassano. Mazza, adesso vediamo Bank che va a dare spazio a Monciardini. Quindi si torna in situazione regolare. Gli darà passivo. Quanto manca alla fine? Ecco passivo. Savini, vediamo se chiama time, no, 35 ancora, secondi ancora un passaggio, ok, in fondo. L'aveva messo incrociato lo sciacallone la Savini, tiro è stato la prende. Deviato, poi lo controlla con le luori. 10 secondi per il Merano, seconda fase, attenzione, un po' di passi, sì, l'ho vista, non concentrata. L'ho visto che lì c'era il buco e il Merano, una delle tre ipotesi che abbiamo fatto, 10-9. Accorcia a distanza e quindi dicevamo primo tempo sicuramente gradevole, punteggio basso ma anche per merito delle due difese. Portieri e delle difese, quindi partita gradevole anche con pochi gol. Noi ci prendiamo qualche minuto di pausa perché sono stati 30 minuti veramente intensi e veloci. Molto intensi. Anche noi. Abbiamo bisogno di respirare. Ci sentiamo fra poco. Ciao! Ciao.
Eccoci qua, bentornati, pronti a riprendere per il secondo tempo. Ovviamente il possesso palla sarà per la squadra ospite. Yes. Tanto velocemente altri risultati, quindi si è conclusa Campus Italia con Bressano con la vittoria di questi ultimi per 25-38 e poi viene data per terminata Siracusa Rubiera 22-18. Si parlava di un'interruzione della partita per terreno di scivoloso, però sulla live ticker viene data per terminata, quindi prendiamo per buono questo risultato finale. Poi invece si stanno ancora giocando Carpi Romagna che sono sul 24-21 e Pressano Fondi che sono anch'essi all'intervallo sul punteggio di 13-11, ma riprendono l'ostilità e quindi torniamo in cronaca. Torniamo in cronaca con il Merano 9 in attacco, Cassano 10 in difesa. È rientrato Laursen, quindi avevi ragione tu, si stava scaldando. Voilà, l'ha visto, l'ha intercettata, grande. Grande, ma il gol è di Saitta che è andato proprio su Laursen a anticipare. Saitta che gioca all'ala, pivot. Sì, per uscire su Laursen si sono dimenticati in due il pivot. Romec, si è fatto male Savini. Romec, come dicevamo, gioca la fase difensiva, poi ovviamente rimane sulla seconda fase. È stato lui che è stato servito nella posizione di pivot dallo stesso Laursen già citato, quindi accorcia subito le distanze Merano. Sì, Laursen è andato, due difensori del Cassano sono usciti lasciando su 6 metri il pivot. Laursen schiaccia a terra, pivot solo. E c'è Dorio, schema di partenza, mazza, va, mi allarga, ecco qua Savini, cambio di direzione, va, l'ha dato e segna, ancora Saitta. Quinta rete per Gabriele, 3 dall'ala, 2 in contropiede. Quinta rete su 12, non so se mi spiego, però dice paracadute. Quinta rete su 5 tiri, vorrei far notare anche questo, più che su 12 totali. E poi soprattutto, come hai detto tu, anche la rete di prima di Jack, merito 80% di Gabriele che ha rubato quella palla. Proprio davanti a Laursen. Difesa del Cassano che si alza. Se l'è perso, se l'è perso. Rigore? No, 9 metri. Savini se l'era perso, è riuscito a tenere largo il giocatore del Merano che ha dato 9 metri l'arbitro. Diciamo che gli arbitri stanno arbitrando in questo modo, se non è proprio evidente che il giocatore sta tirando, danno 9 metri, l'hanno fatto da una parte e dall'altra, l'importante è questo, essere equilibrati sui due lati del campo, però questo è il loro metro di giudizio, bisogna accettarlo. Rigore, devo dire che Mazza ha provato lo sfondamento, ma il giocatore del Merano era già in mezzo con la spalla, era in mezzo tra i due difensori. Soprattutto era anche, credo, difeso in area, quindi erano sicuramente sia Mazza che... Sì. Chi c'è di qua? Branca. No, Branca. Sì, Branca. Ah no, adesso Bassanese. Bassanese. Gol del Merano, 12-11. Padanelli. Quindi registriamo l'ingresso in campo di Stefano Bassanese. Ricordiamo il contributo che ha dato una settimana fa con delle grandi azioni. Proprio in questa fase, all'inizio del secondo tempo, tra virgolette a freddo. Grande sabato scorso era entrato al finale del primo tempo. Il finale del primo tempo era entrato e grande determinazione, ha recuperato palla, poi ha cominciato anche a segnare. Molto, ha dato in quei 10 minuti, quarto d'ora, un bel contributo al fatto di tenere a galla il Cassano. Ecco che mi va! Paratona! Fallo, attenzione, attenzione, c'è fallo sul viso a Dorio. Abbiamo visto Dorio. Questo era sfondo. Bassanese ha dato rigore. Che però c'era Dorio con... Dorio con... Dorio è rimasto a terra in attacco. Lo vediamo ancora Dorio a terra. Con... Si toccava la faccia. Si è visto subito. Rigore. Quindi c'è un tiro di 7 metri ancora Fadanelli, credo che ci sarà un cambio tra i pali, dato prova la carta Nicolo Riva. Sì, però Dorio com'è? La via. Giaffaroni è andato a vedere come stava Dorio. Quanto deve star fuori Dorio adesso che due azioni se non sbaglio? Non lo so perché non è stato richiesto ingresso in campo, ma si è fermato il gioco perché c'erano 7 metri, quindi non credo che venga applicata. Va bene, perché non ha proprio considerata. Vediamo cosa fa il portiere del Cassano.
Tocca il palo, ma la palla entra, quindi 12 pari. Aveva alzato il piede giusto. Si ritorna a situazione di parità. Sempre salvati Mazza e Savini. Terzini per il Cassano. Salvati Savini, è andato via Kabir. Mazza. Ah, che bravo! Che bravo! Cambio direzione. E segna Laursen. 13 pari nell'elevazione. Mi sembra che stia carburando Laursen, non vorrei sì. che diventasse l'arma in più in questo secondo tempo. E quando non ha carburato è servito il pivot, ha contribuito bene da questo. Adesso sta giocando frequentemente a destra Mazza, probabilmente sta cercando nuovi punti di riferimento. Si è praticamente invertito di posizione con Ivan Salvati. Poi Salvati taglia anche spesso a doppio pivot come in questa occasione. Sì, Laursen sì, Vediamo se la prende, ciao, arrivederci. Sì. Nuñez in contropiede. Più uno e la Merano. Se ti ricordi, Cassano ha fatto 12 pari, poi la partita è finita 27, quindi abbiamo il secondo tempo che di solito va a un punteggio molto più alto di quello del primo. E Cassano da più uno è andato sotto a meno uno nel giro di 5 minuti. E ricordiamo che aveva la palla del più 3 il primo tempo. Sembra in una fase di stanca Cassano, sì. Tutto Mazza. Sembra sono stanchi gli attaccanti, sì. Energia sufficiente nell'intervallo. È prima, eh. Bassanese. La doveva dare un po' prima all'ala, però vabbè. Però rimedia Bassanese perché adesso la situazione di tiro non facile, ma però adesso Merano, se tu hai notato, ha scelto la velocità, la seconda fase veloce in ripartenza. Quindi per il Cassano è più dura. Attenzione le coperture in difesa. Sì, ha scelto la ripartenza veloce, i punteggi si sono alzati subito. Tanto Dorio è tornato disponibile, si accomoda in panchina, ma ha esaurito le cure mediche. Sì. Provato il sottomano. Numero 44. Quello. Ha dato la palla a Mazza. Mazza è riuscito a interferire con il caricamento. Bravo, bravo Savini, bravo Savini. 9 metri, si appende al braccio, riesce a non far servire il pivot. Riprende il gioco, vediamo se c'è qualche segnale di passivo. Eccolo qua. Però nel frattempo viene servito Romei, che non sta facendo rimpiangere Martini, posizione di pivot. Mazza, hanno accelerato tutti. Tutto da ricostruire. Sembrano un po' in crisi. Sì, devono prendere fiato i giocatori, esatto, del Cassano. Credo che stanno riorganizzando un po' l'idea. Si è visto forzato. Passaggio alto a Bassanese, ci mette la mano ma la palla esce. Palla persa del Cassano, gioco forzato perché la difesa del Merano andava molto molto bene. Attenzione perché Merano ha la palla del più due ed è un momento... critico del match. Sì, c'è fuori anche Dorio. Vediamo un movimento sulla panchina, si sta scaldando Simone Labruna. Vediamo se è arrivato il suo momento. Serve una rotazione nei terzini. Grande Kabir, tiene 9 metri con la spinta laterale, non ha permesso che entrasse. È riuscito a non concedere tiro dai sette. Sì, esatto. Ha avuto il contatto di esterno e ha spinto davanti a sé in modo tale da non permettere al numero 7 della Merano di andare. Ecco che è rientrato. Quindi, capitano Dorio.
e capire, avremo doppio pio, cioè avremo doppio pio. L'apporto che può dare in difesa, soprattutto ci fa piacere vederlo nuovamente abile arruolato, sì, esatto. Ponte disponibile, ma aveva un po' preoccupato quel contatto precedente, sì, anche perché aveva preso il faccione, no, nulla di grave per fortuna. Segna un bel gol di numero 14, è entrato l'ala sinistra, molto bello scaricato, ma il gol viene 50% il merito dello scarico dell'attaccante del Merano, che ha, va con lì che entra il Giovincello, più due Merano, attenzione, eh sì, deve, è importantissimo questo pallone, bisogna anche tenersi agganciati, sì, perché Merano adesso fa la seconda fase veloce in ripartenza, quindi Cassano deve spendere molto in fase di rientro. Bravo, sembrava essere stato preso, ma lui è andato avanti, tienilo, no, grande Monciardini, cosa ha dato? Vediamo. Ci parla sopra l'arbitro, 2 minuti, però da rigore anche o possesso palla? Rigore, 2 minuti. Cioè, rigore a Savini, che essendo l'autore del tiro probabilmente è arrivato in ritardo, però vediamo palla a Fadanelli, quindi quantomeno possesso palla, dobbiamo capire se rigore, sarà rigore. 7 metri, sì, l'arbitro fa segno con 7 metri. Ci aveva messo il piedone ovviamente Monciardini, però l'arbitro ha visto un fallo grave di un giocatore del Cassano, possibilità del più 2 per il Merano. Vediamo cosa farà Moncia. E segna il Merano e va 17-15. Riparte il Cassano con meno certezze. Gioca con l'extra play, quindi fuori Moncia per permettere a Salvati di rientrare in campo. Quindi riposo per Salvati, brevissimo. Gioco forza, fuori 2 minuti Savini e le rotazioni nei terzini sono 4 e quindi deve rientrare subito in campo. Diagonale, arriva Mazza, 1 contro 1. Bassanese non riesce, eh sì, ah, c'era là, tre uomini lì, attacco lungo del Cassano. Sì, adesso bisogna accorciare distanze, ma anche far correre il cronometro. Sì, bisogna fare attacco lungo, 40, quindi 10 minuti secondo tempo, stanco Cassano, non vede, va a Mazza e fa tutto lui, grande, cambio direzione a sinistra, rientra a destra e prende, perché ovviamente il difensore non poteva fare fallo grave, in ricaduta appoggia con un bel tiro sul secondo palo, grande gol di Mazza in un momento molto critico con fuori Savini, mannaggia. Quello 38esimo è stato il primo 2 minuti del match per il Cassano a carico, sì, di Jack Savini. 2 nel primo tempo invece per il Merano. Se l'è persa! E la spazza via Moncia. C'era Moncia. Primo palo. Mani alte. Gamba destra alta. Non c'era più spazio per l'ala del Merano. Empata con le mani alte e butta fuori. Momento importante. Mancano Cassano in inferiorità numerica. 20 minuti, ma ricordiamoci questa parata, perché Moncia consente ai suoi di rimanere attaccati. Anzi, nonostante l'unità numerica, abbiamo la palla del pari. Parata importantissima, 40esimo di Luca Monciardini. Adesso Bassanese ha fatto un po' di taglio, so, in area. È un pallone, però, ma c'è il peso specifico del pallone. Wow, era giusta! Grande portiere, Cassano. Se n'era già andato. Però non ha preso la porta. La prima regola per i giovani è ciappa la porta. Sbuccia appena appena la traversa, ma proprio nella parte ciao. Superiore. Che bello Cuello. Che bello, Cuello. Che bel gol. Che bel gesto tecnico. Finta destra. Il suo difensore va via. Lui riesce a entrare nello spazio e riesce con Girella a depositare palla a terra. Bellissimo gesto tecnico. Rientra Savini. Sì, diciamo che comunque abbiamo superato indenni i 2 minuti più della numerica, perché a meno 2 eravamo dopo il rigore, a meno 2 siamo adesso. Quindi quantomeno abbiamo evitato l'emorragia. Certo. Ora però bisogna recuperare, non c'è più troppo tempo. Ma da fallo indugiare. Eh no, quello era fallo sul viso, si è visto, era fallo sul viso, gli arbitri ce ne vogliono parlare, perché Said era andato basso e la prima cosa, il tocco gli è arrivato sul mento,
involontario il difensore del Merano, due minuti, non ha voluto ovviamente fare volontariamente perché Saitta si è abbassato, ma cercando di interferire sulla palla ha preso il mento di Saitta. Numero 21 del Cassano si sincera delle condizioni di Saitta e va e si accomoda in panchina. Superiorità numerica Cassano che vediamo sì perché è in attacco, quindi sarà superiorità numerica effettiva. 6 giocatori in movimento del Cassano contro 5 del Merano, con la necessità di recuperare dal gap più 2 andare a meno 1. Ora sarà importante sfruttare questi 120 secondi per sì. Ricucire lo svantaggio. Vantaggio che comunque è stato 2 gol per parte, quindi conferma che la partita è stata assolutamente equilibrata. Un pelino a favore del Cassano nel primo tempo, ora decisamente a favore del Merano in questo secondo tempo. Perché se guardiamo i primi 7-8 minuti cosa ha fatto? Ecco che mi va Mazza, Dolce, Mazza non ne ha sbagliato uno, Mazza. Dovevi aspettare il scusate, non ho niente di ferro da toccare, mi hanno adesso ho fatto la legge dei grandi numeri, adesso Mazza passerà sempre la palla per non rischiare. Adesso mandiamo un messaggio a Savini, tira tu perché se Savini è tua, basta, perché comunque era una condizione che va Dorio con la manona cosa tiene giù. Era la condizione che valeva fino al momento, cioè Mazza non ne ha sbagliato uno fino a questo momento. Quindi era una constatazione. Guardate Savini 5-1, Savini 5-1. Questa è per scombussolare le carte. Va, Cuello, va, lì, ma il Cassano c'è, attenzione. Cassano c'è, passivo, bella difesa del Cassano. Invasione, sfondamento del pivot. Dai Mazza, sì. Oh che bello, c'è la possibilità del 18 pari. Cassano che ha giocato bene questo spunto sì, numerica, sì. Ha segnato in attacco, ha recuperato pari ma difesa. Ma hai notato adesso, come è cambiato la difesa? È andato fuori Savini 5-1, Merano si è trovato... C'è l'uomo in più perché hanno deciso di non giocare l'extra player, almeno se non all'inizio ma non ci ho fatto caso. Ha spaesato il Merano veramente perché non sapevano più cosa fare. C'è da completare l'opera, 20 secondi per pareggiare sì. In superiorità numerica. Sarebbe importantissimo. Sì. La palla... In calma, sta per entrare il giocatore, 10 secondi. Ah, l'ha intercettata! La tocca. Sì, l'ala del Merano. E il Cassano si perde. Sembrava poche palle perse. Mi sembrava un po' bassa quella palla lì, nel senso che abbia preso la gamba o il piede del difensore del Merano, ma l'arbitro di campo era più vicino a noi. Era una palla importante. 18 Merano in attacco, 17 Cassano in difesa. Vediamo. Però diciamo che c'è meno la sensazione che il Cassano sia, diciamo, alle corde, sia stanco. Sì, Cuello sì, questo è rigore. Cuello se gli lasci quel cambio di direzione lì non lo prendi più. È già andato bene non prendere 2 minuti, Luca. Ha fatto cambio di direzione sinistra, Mazza non poteva più far niente, l'ha spinto, però l'ha spinto in una situazione di vantaggio per Cuello che... Era se rigiochiamo la carta allora priva. Posso dire che il numero 3 non ha mai sbagliato un tiro, lo posso dire? Sì, devi dirlo. Vediamo un po' il nostro giovincello del Cassano. Va a fan bagno, me la son giocata sulla ribattuta. È vero che gliela parata ma gli è tornato in bocca. Noi quello che potevamo fare l'abbiamo fatto. Noi il massimo che potevamo l'abbiamo fatto. Poi il fatto ci mette sempre la sua manina. Merano che si riporta più 2. Sì. Sta diventando logorante la rincorsa. Cosa ha servito? Vediamo se ci saranno i 2 minuti. Vediamo. Rigore. Vediamo, l'arbitro ci pensa, non dai 2 minuti, vediamo che va qua, andiamo a pulire il coso, non c'è 2 minuti. Ma cosa hai visto cosa ha dato Mazza praticamente in salto mortale, con testa bassa, ha dato la palla a Saitta. Che roba, che momento, questo mi piacerebbe rivederlo al rallentatore. Troppo bello, momento topico della partita.
adesso si asciuga il campo. 45esimo. Commento di Mazz sul di rigore lo fai te. No, per il Cassano è il... quanti rigori abbiamo tirato? Penso 3, il terzo, una roba del genere. È il terzo rigore, sì. Non ha commentato nessuno dei due, Mazz ha segnato. Quindi ha segnato il primo terzo, sbagliato il secondo, però anche in questo caso grande coraggio a ripresentarsi. Sì. Non è da tutti. Solo dopo che avevamo poi detto che non ne aveva sbagliato uno azioni fa. Parlavamo di gol, parlavamo di gol, no rigore. 19 Merano, 18 Cassano in difesa, palla Merano, vedete come si gioca il 5-1, passi sì sulla diagonale, passi praticamente in traslazione diagonale. Bravi gli arbitri, era molto bravi. Con l'idea di passare a più, sì, si è poi trovato l'idea di passaggio coperto, ha fatto un passo in più. Brava sì. La difesa, indurre all'errore. Sì. Questo sembra un errore gratuito, ma anzi in realtà è merito in parte anche della difesa. Cassano gioca molto con la variante 5-1 così. Ecco, passa, scarica, ne riparliamo. Sì, Savini, lì ci sarà spazio. 9 metri. Mazz si era liberato bene alla destra di Cueio, a sua sinistra, è riuscito a liberare il tiro. Però l'arbitro ha ritenuto che il fallo fosse iniziato prima, diciamo, del momento grave. È un palo importante, 46. Savini! Parità! Cambio di direzione! Entra nello spazio! Cueio, ma Savini rientra. Sì. Bravo il Cassano, bravo il Cassano. Dorio tiene a diagonale, bravo, bravo. Con Savini 5-1 è tutto più difficile con quei tentacoli lì, vedete Mazz dove arriva, c'è Cassano che fa le varianti, bravo bravo, sfondo, ne parliamo, 19 pari, le varianti di Savini e di Mazz che escono profondi ha messo in difficoltà il Merano in attacco, bravo l'allenatore Cassano che ha comandato queste varianti di difesa, sembrano estemporanee ma sono... I due giocatori escono, vanno a coprire le linee di passaggio quando parla l'Auster, mi sembra una cosa studiata a tavolino. Chiaro. Perché stanno mettendo in difficoltà il giocatore chiudendogli le linee di passaggio. Certo, e poi escono ma non solo uno ma anche l'altro. Mazz cambia, va, bravo. Cassano che ha la palla metri. Per portarsi in avanti. 9 metri, Cassano è anche praticamente, gli ha detto Savini di uscire il doppio pivot. È troppo largo! Si è capito. Ritorna Mazz. Vediamo, attenzione, Merano, seconda fase Merano. Sappiamo che attacca veloce, pivot libero. Quello. Ok, doppio pivot. Entriamo. Savini bravo in traslazione 9 metri. Non gli ha permesso. Savini non era sfondamento perché Savini si stava traslando anche lui. Bravo l'allenatore, bravo l'arbitro che ha visto, ma Savini ha tenuto. E vedi come fa questa seconda fase ormai Merano, parte molto veloce e Cassano l'ha capita e parte sempre con due pivot pesata Completamente solo Tomé questa volta, sì. Non funziona chiaramente difesa profonda, sì. Vai a disturbare il portatore di palla e da qualche parte deve essere libero e si certo. Gioca il primo time out, non l'avevano ancora utilizzato nessuno allenatore nel secondo tempo, è Bellotti che gioca il secondo time out, il primo della ripresa. Eh sì, comunque mi piacciono. Concluso lunga, erano solo due reti da recuperare, però abbiamo faticato a ricucire il gap ed ora adesso si riparte con gol contro gol. Uno contro uno, sì. Uno te, uno me. Probabilmente quel tipo di difesa aggressiva, ma dispendiosa. Che è stato usato fino adesso, d'accordo, preso accordo nell'intervallo, ora probabilmente ricambierà ancora qualcosa perché c'è bisogno di avere energie da spendere nel finale, anche perché vediamo che si libera spesso il pivot, perché se non ci si mette d'accordo su cui uscire si esce in due, a quel punto non c'è più nessuno sui sei, però ci sta. Vediamo anche il trio dei portieri che fanno conciliabolo con il loro con Colles, sì, che va a dare anche suo supporto. Sì, vediamo Albanini con il grafico dei tiri fin qui effettuati, dare numeri che poi Luca Manciardini proverà a trasformare in parate, speriamo. Certo.
pronti a riprendere. Quindi Cassano che attacca ancora per cercare il gol del pareggio. Eh sì, Bassanese, abbiamo Mazza, abbiamo Dorio, abbiamo Savini Jack, poi abbiamo Kabir, due pivot. Però sta molto largo col doppio pivot. Vedo che sta praticamente il doppio pivot sta tra praticamente l'ala e il difensore del Merano, e quindi molto largo. Ma palla importante, siamo a meno di 12 alla fine, 19 Cassano, 20 Merano. Ricordiamo che Cassano ha finito il primo tempo. Ecco che va! Era in penetrazione Savini, viene fermato, si riprenderà con 9 metri. Sì, perché l'arbitro ha fischiato subito in partenza. Si pulirà il terreno, il tempo è fermo, 40-19-02 del secondo tempo e quindi 11 minuti alla fine. Possesso palla Cassano, adesso ogni palla ovviamente è oro, è pesantissima. Kabir che entra, vedete come sta molto largo Kabir. Spinto, fallo della, penso di Savini o di Dorio, e il Merano al più due, impossibilità. Savini 5-1, ormai giochiamo così. Profonda la difesa per il Cassano. E addirittura Mazza, anche lui fuori dai 9 metri. Fadanelli. Eh sì. La palla entrata, era un rimbalzo strano, ma alla fine entrata. Di nuovo più 2 per Merano. Non mancano però 10 minuti e spiccioli alla fine. Eh sì. L'ala terzino destro del Cassano non riesce a prendere la palla, anche con la paura di fare sfondamento. Gli arbitri non fischiano sfondamento, c'è vantaggio, ma il giocatore del Cassano non prende la porta. Direi tentativo velleitario, sì. Gestita male, senza penetrazione, senza movimento, senza diagonali. Sì, l'ho visto che andava. Allora, difesa completamente in bambola. Ho visto che andava Cuello, che partiva, Mazza non se ne accorto, io me ne sono accorto, ma ne approfitta Merano per mandare il match, più 3. Eh sì, che stanno in crisi, mi sembra. Sì, che attacco gestito malissimo con una scelta, è riuscita intanto l'errore del tiro, ma proprio il concetto di tiro completamente errato. Sì, ma non c'è una preparazione proprio, e poi non c'era. Difesa completamente addormentata. Sì, ora anche questa palla rincorsa, Mazza, salvati, diagonali, Savini ancora salvati. Eh sì, viene, cioè, non aveva più angolo. No, attenzione, non è con le Luori, ma è il numero 12. No, non è esatto, ma non aveva più angolo. Fasanelli, bella parata. Non aveva più angolo Savini, ha dovuto allargare molto la sua sinistra, a questo punto non aveva neanche più spinta e ha dovuto tirare. Diciamo che ha gestito meglio la cosa del Merano in questo caso. Attenzione. Se l'è perso, fallo, c'era 2 minuti. Sì, non so se è 2 minuti, ma il difensore del Cassano si è proprio appeso a Cuello. Si era visto che lo stava perdendo, ha dovuto fare appendersi la maglietta. E Cassano è un po' più, diciamo, in difficoltà. Dopo aver recuperato era meno 2, è andato meno 1 pari, adesso meno 1, meno 2, meno 3. Però il tempo inizia a essere poco, 8 al termine. Ha gestito meglio il Merano la palla. Ah, preso bene, palla Cassano Bassanese. Non l'ha toccata Moncia, quindi possesso palla per il Cassano, meno male. Sì.
Adesso dobbiamo fare qualcosa di più con Dorio. È uscito Mazza, se non sbaglio. Minuti di riposo per Mazza, poi verrà buttato dentro per il gran finale. Però un po' presa bassa lì, non è che l'ha preso con le mani, ha preso sulle gambe, quindi arrivederci. Ah, è andata bene, è andata non bene. Non affonda il colpo il Merano, che era probabilmente superiorità numerica. Ah, oh, che bel passaggio, rigore. Mi sembra che abbia tirato in assoluta libertà il pivot. Va bene, 22 Merano, Cassano 19, rigore per il Merano. Tira Coelho e viene in porta il Giovincello del Cassano, che aveva già parato il rigore al numero 3, che poi dopo su ribattuta ha segnato. Segna Coelho, massimo vantaggio Merano, più 4. Sì, è vero. Al termine inizia a farsi critica la situazione per gli Amaranto. Sì, esatto, se non recuperano la svelta il Merano se ne va. Ci sono tutti giovani adesso, Luca. C'è solo Savini a destra. Aia. È un po' forzata, sì. Ma mettere, dare la palla a Saitta e metterla in cassaforte. Prova a suonare la carica, Saitta. È la stessa cosa. Ora aveva pochissimo angolo. Difendere. Bassanese 5-1. Cambia difesa, 5-1. Anzi, probabilmente vediamo quasi a uomo. No, non è uomo, ma 5-1 molto, molto profonda. Bisogna recuperare palloni, segnare e non subirne. Sì, entra lì. Sì, che bello scarico al pivot che entrava in diagonale, il difensore non poteva più prenderlo. 9 metri, Cassano prova a accorciare subito, ma difende bene Merano, tornato bene. Doppio pivot, non fa neanche lo schema con cosa che esce, è tutto più difficile. Diamo Saitta, bravo, ci proviamo in tutti i modi, ma la difesa del Merano è molto concentrata. Diamo ragazzi, doppio pivot troppo largo, li lasciamo solo Savini, cambio direzione, va. 9 metri sul primo fallo. Sembrava un po' in aria. Sì, difensore, era un po'. Vabbè. Cassano è un po' in apnea. Sì, si forza tutto. Spinge Pasanelli. Sì, e ovviamente, ma è tutto merito della difesa del Merano che ha messo in grande difficoltà l'attacco del Cassano. Mi sa che è entrato Mazza. Sì. 4 reti da recuperare, 5 minuti al termine però. 24-20, 5 minuti al termine. La critica è diventata disperata. Sì, esatto. Ora praticamente bisogna fare 4 reti e non subirne da quella fine. Sì. Più facile a dirsi che a farsi, ovviamente. Persa, dai, prendila. 9 metri. Ma avendo perso la palla essendo tentato di intervenire il difensore del Cassano, non avendo toccato nessuno, avendo la ripresa lo stesso attaccante che ha perso la palla, si potrebbe ipotizzare un'ipotesi di doppia, a meno che il fallo l'hai presa larga, io la faccio molto più diretta, era doppia. Però il fallo non ha fischiato fallo, ha interrotto il gioco perché è scivolato e c'era okay. Ma non era fallo, perché altrimenti il fallo del giocatore Cassano avrebbe abilitato la non doppia. Mazza palla con il piede in area, ha visto l'abito di fondo e arriva. Ma Dorio, bravo, tieni la c'era l'ara libera. Passivo, grande, ok. Andiamo ragazzi, diamo. Recupera la palla Cassano, non bisogna indugiare, bisogna segnare più velocemente possibile. Bassanese. Oh, primo palo. Anche Bassanese è una bella cassaforte. 2-2 per ora Stefano. Sì. Insieme al 6-6 di Gabriele. 24-21, le ali sono state brave. Anche Mazza ha dato un buon contributo. Attenzione al blocco del pivot.
largo. C'è, prendi la mazza, sì. Ok, andiamo, andiamo, idemo, su, scarichiamo. E non aspettiamo tutti i treni, vabbè, mancava Mazza e Savini, quindi ha anche ragione il ragazzo. E che va, sì, Cassano ci crede, 24-22. Recuperati due delle quattro reti, diciamo, di che per ripartire Merano ci mette un tot di tempo. Un po' più lenti. Sì. Va bene, ci sta ovviamente. È adesso abbiamo Bassanese. Doppia marcatura uomo. Marcatura uomo, vediamo un po'. Salvati su Fadanelli, sì. Bassanese su Petricevic. Ah, sono andati via. Sono andati via, sia Dorio che Cosa. Non c'era nessuno in area. Non c'era nessuno a difendere 6 metri, sì, mi va. Mazza. Ripartiamo. 2 minuti e mezzo più Tremerano. Dai ragazzi, rapido. Chiama schema, doppio pivot. Ancora sì. Time out Cassano, si gioca l'ultimo cartellino. 2 minuti e 20 al termine. Sempre 3 le reti da recuperare però. Sì, possesso palla Cassano. È un po' meno ripida, ma è sempre in salita. Alla grande. Alla grande, ragazzi. E dire... Ovviamente vedremo un tentativo di rete veloce, no. Senza perdere troppo tempo. Poi credo che ci sia... attacco, difesa uomo. Esatto, difesa uomo. Mancano 2 minuti, bisogna recuperare 2 possessi palla e c'è poco da indugiare, da aspettare. Ovviamente Merano, come giusto che sia... gioca la palla il più lento possibile al limite del passivo bisognerà, certo, costringerli magari lasciando anche un tiro tra virgolette facile da una posizione, sì, magari da un'ala, qualcosa per cercare di indurre all'errore e poi avere il recupero del possesso palla per accorciare distanze. Poi dovrà essere ripetuto perché supponendo che si segni al rientro del time out bisognerà poi recuperare altre 2 reti, sì. Se invece non dovesse andare a frutto velocemente questo possesso palla, ahimè, credo che sarebbe la parola fine sul match con i 2 punti che prenderebbero l'autostrada per l'Alto Adige. Yes. Vediamo, sì, non andiamo troppo avanti, giochiamo pallone per pallone. Esatto. È entrato Kabir. Però no, cambia, no, idea, quindi dentro Visentin. Gioca la carta Giacomo Visentini nel ruolo di doppio pivot insieme a Dorio. E Dorio si palo! Che fortuna! Una volta che liberiamo il pivot, ci abbiamo messo la parola fine, Luca. La fortuna ci aveva aiutato in più tempo con quel, sì, doppio, col palo doppio palo. Su Merano, e ha voluto, ha chiesto indietro. Ha chiesto indietro gli interessi. Para Monciardini. Sì, dai ragazzi, tiene, andiamo. Non c'è più tempo, giro. Andiamo. Tiene vivo l'ultimo. C'era doppio più Visentin. Dai ragazzi. Forza! Il tempo è poco, ragazzi. Ah sì, vai! Ah, parata. Finita. È finita. È entrato con le luorie, va a respingere questo tiro di Bassanese. Primo errore di Bassanese e la partita è finita. Angolo 22 però, a 25. Chiuso. Sì, tutto facile. Tutto facile quando si gioca col terzino e il pivot è un solo difensore, è tutto facile. 26 a 22. Si avvicina al 27 come ha fatto il Brixen in settimana scorsa. Eh sì, e Cassano che nel secondo tempo si è spento. Sì. Mi è sembrato proprio affaticamento generale, sì, ha pagato il turno infattimanale. E Goldi! Savini a rendere meno pesante il passivo perché sinceramente 4 reti, anche 3 reti sono anche troppe. Sì, Merano sicuramente
meglio nel secondo tempo, ha e vince Merano 26-23. Finisce il match 23-26, diciamo, Cassano che nel secondo tempo, ma già subito in avvio di ripresa, si era visto un po' più spento, pagato il turno in fase settimanale, ovviamente ha giocato anche Merano, ma non abbiamo giocato solo noi. Certo, però pagato di più. Arriviamo in più questa stanchi, fase meno cambi. Molte partite intense, quelle che ha proposto il Cassano nelle ultime giornate, giocate sia ad altissimo livello, ma probabilmente si è speso troppo. Oggi non ce n'era più, quindi onore a Merano, che conquista meritatamente i due punti qui al Panattacca. Per i nostri ragazzi l'appuntamento sabato prossimo, sperando di ricaricare a sufficienza le batterie in settimana, sarà in trasferta, complicatissima anche questa a Fondi, perché Fondi invece sta attraversando un buon periodo di forma e quindi non sarà semplice interpretare questo viaggio nel Lazio. Però vabbè, questo è lo sport, abbiamo detto complimenti a Merano che ha vinto meritatamente. Ringraziamo tutta la crew, quindi Davide Cencia telecamera, Davide Bianchi e Cristiano Baggion che si sono alternati alla console tecnica, il fotografo in campo Alessio Lucchetti, allo score Silvano e come di consueto Luca e Cassio vi salutano con il classico buona pallamano a tutti. Ciao, ciao.